Sarà un Natale scoppiettante, con tante iniziative di vario genere che accontentano un po' le esigenze di tutti. È un periodo magico dell'anno, come tale vogliamo viverlo, con una grande novità che sarà in Piazza Catuma, invece che il tradizionale albero natalizio che tutti aspettavano, che alcuni reclamano, uno chapiteau, quindi davvero un teatro tenda che richiama un po' l'arte circense, ma che ci immerge in tutto un percorso teatrale, perché questo è quello che ci piace fare. Questa è la nuova edizione invernale del Festival Castel dei Mondi che avevamo già annunciato, e avremo spettacoli fino a oltre metà gennaio. Ma poi è anche un Natale molto tradizionale per alcuni aspetti, per quanto riguarda musiche, suoni, profumi, colori tipicamente natalizi che animeranno tutte le piazze della nostra città, come sta già avvenendo in queste ore, con un'attenzione anche ai tempi che viviamo, che vogliamo insomma restino stretti intorno al concetto della pace. Abbiamo bisogno di pace nella comunità, abbiamo bisogno di pace a livello di rapporti, abbiamo bisogno di invocarla, attuarla e chiederla la pace anche in quei paesi in cui purtroppo la pace continua ad essere lontana. Motivo per cui il nostro ulivo, che ci caratterizza anche dal punto di vista economico, gastronomico, territoriale, diventa il simbolo di questa pace che vogliamo contribuire a creare. Un Natale in cui non mancheranno le luci, non mancheranno gli addobbi, non mancherà la musica, non mancherà il divertimento, e non mancherà anche la riflessione su quella che è l'origine reale della festa del Natale, da cui non vogliamo discostarci. Questa è una seconda edizione che in realtà è la riproposizione di un successo già che è avvenuto l'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda il 24, che è la giornata di Andria, che ha assunto ormai un brand a carattere regionale. Chiaramente avremo una serie di iniziative che spaziano da musica a aspetti teatrali, gospel, musicisti anche di livello. Abbiamo previsto di illuminare le quattro piazze andriesi, cioè Piazza Municipio, Piazza Catuma, Piazza Duomo e questa volta anche Piazza Sant'Agostino, quindi c'è un'illuminazione di tutta la città. Chiaramente ci siamo un po' attardati perché abbiamo ritenuto opportuno rispettare il lutto cittadino, quindi non ci sembrava opportuno che un giorno si piangesse la morte di una nostra concittadina e il giorno dopo si accendessero gli alberi, tant'è vero che non abbiamo proceduto ad accendere alcun albero. Facciamo pace è un pensiero continuo che nella città si vuole avere come atteggiamento, come predisposizione, nella volontà e disponibilità di far pace, di stare in pace tra i popoli, tra le persone, nelle famiglie. È atto secondo perché continuiamo con l'esperienza dello scorso anno, quindi attraverso dei percorsi culturali, teatrali, musicali che insistono nella nostra città. È quasi come un atto politico, attraverso la poesia, attraverso le aree arti, ci propongono il facciamo pace.